lavori parlamentari. A te. Grazie. Una ripresa delle attività parlamentari segnata anche da un'altra protesta, quella dei gilet arancioni che monta sempre in Puglia, questa volta a Bari, gli agricoltori che chiedono un rilancio del settore. Maria Luisa Sgobba, buongiorno. Proprio così, le mancate risposte della politica alle esigenze e alle richieste degli agricoltori pugliesi sta producendo questa forma di protesta dei gilet arancioni. È un popolo che racchiude molte sigle come CIA, Confagricoltura, ma anche molte associazioni, ma non solo questi stanno vestendo i gilet, anche molti della società civile, per esempio ci sono rappresentanti anche dei commercianti, degli ambulanti, e tutto un territorio che sta soffrendo dalla crisi agricola che vi spieghiamo in questo servizio. Non compromesso, ridotto, completamente azzerato il raccolto. Io su una produzione all'incirca di un 450-500 quintali di olive ho fatto 8 quintali e 60 registrati in cooperativa. Hanno portato in piazza i trattori, sono centinaia di agricoltori, soprattutto olivicoltori, ma anche rappresentanti dell'indotto del settore, che si sono ritrovati a Bari per protestare. Non si sono visti riconoscere lo stato di calamità per le gelate, ma anche per richiamare l'attenzione sulla crisi del comparto afflitto dalla questione xylella e dalle regole del mercato da cui si sentono stritolati. Io ho dei figli che non so cosa fargli fare dopo. Prima o poi non è che partiranno solo i falconi, forse porterà anche qualcos'altro. Attenzione! Il problema dell'agricoltura non appartiene solo al mondo dell'agricoltura o al mondo agricolo. Noi stiamo avendo grandi città come Bitonto, Andria, dove questa economia rappresenta una fetta importantissima dal punto di vista storico, sociale ed economico, che sta soffrendo tantissimo. È il mondo della terra, il mondo che viene dal cuore, che non ne può più perché l'agricoltura è in ginocchio, e quindi siamo qui per protestare. Quanti siamo lo vedete voi, mi pare che siamo abbastanza. Sono già a centinaia i gilet arancioni che stanno manifestando qui a Bari davanti alla prefettura in attesa che li raggiungano anche altri a bordo dei trattori. Il mondo dell'agricoltura però sta procedendo diviso. Domani a Roma manifesterà Coldiretti. Ma in ginocchio non ci